Buongiorno, oggi per la rubrica Parole sociali in dialoghi territoriali intervistiamo Marco. Come mai siete qui a manifestare all'Osteri oggi, giorno 11 maggio 2016? Allora, siamo qui a Palazzo Osteri perché l'università ha ridotto le ore per quanto riguarda l'assistenza alla persona. Hanno dato solo 13 ore a settimana, che personalmente non mi bastano perché frequentando le lezioni faccio di più di 13 ore settimanali, quindi significa che se supero le 13 ore poi rimango da solo, e se devo andare in bagno durante quelle ore in cui rimango scoperto non ci posso andare perché non c'è nessuno che mi può aiutare, e questo è un primo problema. Un secondo problema è quello del trasporto, perché dal 25 maggio entrerà all'università una nuova cooperativa che però garantisce il trasporto solo agli studenti che hanno la residenza nella città di Palermo. Le persone che vengono dai paesi, sempre in provincia di Palermo o comunque da altri comuni, per esempio Monreale come me, il trasporto non viene garantito. E quindi significa che dal 25 maggio personalmente non potrò più andare all'università. Chi in particolare si dovrebbe occupare di questo problema? In teoria il CUND, che è uno stabilimento per i disabili, dove appunto si andrebbero a discutere tutte queste cose. Il problema è che è stata proprio la direttrice del CUD a fare il nuovo bando con le ore diminuite. Volevo ribadire che le 13 ore sono valide, le 13 ore di assistenza sono valide per i fuori corso, perché invece chi è in corso ha 24 ore. Proprio oggi, come abbiamo detto poc'anzi, giorno 11 maggio, siete qui all'Osteri a manifestare, aspettando che il rettore vi attende, vi ricevesse, e avete scoperto che in realtà era andato via, era tra virgolette fuggito. Sì, sono molto arrabbiato perché il rettore secondo me appunto non sta avendo il coraggio di riceverci, e non capisco perché. Forse perché sa che abbiamo pienamente ragione e probabilmente ha molta paura di mettersi in mezzo questo, quindi probabilmente o sarà un codardo o non lo so, non so cosa pensare. Ma per venire qua oggi avete perso delle ore di lezione? Per venire qua personalmente ho perso delle ore di lezione, perché avevo lezione sia di mattina che di pomeriggio, e di mattina non ci sto andando perché avendo l'incontro col rettore ho ritenuto più importante questo. Solo che il rettore in modo molto garbato non ci ha voluto ricevere, il che penso sia una cosa molto grave, ecco. Quindi questo va a ledere due volte il diritto allo studio. Esatto, cioè non solo ci vogliono togliere il trasporto e ci hanno ridotto assistenza, in più il rettore nemmeno ci ha ricevuto, quindi siamo ancora più arrabbiati di prima. Cioè, personalmente sono ancora più arrabbiato di prima, molto arrabbiato. A Valentina Lopez chiediamo la sua opinione su quello che appunto sta accadendo oggi, giorno 11 maggio, in previsione di quello che accadrà il 25 maggio. Ok, allora io dico, come mia persona e in nome anche di tutti i miei colleghi, che l'azione che ha compiuto il magnifico rettore è un'azione prettamente indegna nei nostri confronti, perché quantomeno doveva avere il coraggio di affrontarci e di non aver paura di noi, perché noi facciamo parte della società, facciamo parte dell'Università degli Studi di Palermo, visto che lui insieme a tutto il suo staff ha già piantato un centro
universitario per le disabilità, un CUD, altrimenti da domani si cominciano a levare i battenti di questo centro che sta all'interno dell'UNIPA, visto che lui non ci garantisce i nostri diritti per andare avanti e portare a compimento i nostri studi, indipendentemente da quelle che sono le nostre difficoltà, sia motorie, sia psichiche, sia fisiche, sia globali. Lui da rettore deve farsi portavoce dell'università, perché si è preso un incarico e ha preso un mandato che lo porti avanti, altrimenti può pure rescindere l'incarico dal rettore e cedere a chi di competenza. Quindi non deve abbandonare delle persone come noi, perché noi facciamo parte dell'università, siamo parte integrante dell'università, siamo una loro ricchezza. Loro ottengono soldi, ottengono fondi per noi e che li mettano solo ed esclusivamente per noi e non li usano per altre cose. Voi oggi siete qui al rettorato perché... Anna, invece tu cosa ci puoi dire? Qual è la tua opinione? Io sono venuta qua perché quest'anno ho saputo la notizia che con la nuova cooperativa praticamente i ragazzi che stanno in provincia non avranno più servizio, il che lo trovo una cosa assurda, perché io ho pagato una tassa di iscrizione dove mi garantisce il servizio al trasporto fino all'anno successivo, quindi perché mi deve essere sospeso il servizio quando io ho pagato una tassa e mi spetta con tutto il diritto andare all'università? Ho pagato una tassa e quella tassa mi contribuisce al servizio, quindi perché mi deve essere sospeso? Solo perché sto in provincia non vuol dire niente, non esiste. Una persona allora perché sta in provincia non va più all'università, non l'ho capito, e mi viene risposto dalla cooperativa perché io li ho contattati: prendi l'autobus, prendi il treno, come se fosse facile prendere il treno, prendere l'autobus. Queste sono le risposte che ti danno. E andiamo. Cosa possiamo comunicare agli studenti diversamente abili che l'anno prossimo avranno l'intenzione di iscriversi all'università e si trovano comunque in provincia e non a Palermo? Che praticamente i ragazzi che si iscriveranno l'anno prossimo all'università stanno nelle province, comunque si avranno difficoltà perché questo trasporto solitamente ha una durata di 2 anni e quindi non avranno trasporto, ti dovrebbe cambiare il bando praticamente. Modificare questo bando, perché i ragazzi, proprio quelli neodiplomati, si vorranno iscrivere all'università, non potranno essere presi per andare all'università, quindi già un diritto che viene meno.